Follonica, Capurrano e Scandicci di fronte al Malservisi Matteini in una giornata disturbata dal forte vento. Fiorentini orfani di Mugelli ed in campo col 4-3-3, 4-4-2 invece per i maremmani. Probleschi tra i pali, difesa con Ferraresi, Berardi, Bruni e Ferrante, in mediana Gemignani e Lombardi, Grifoni esterno destro e Lepri sinistro, Brega e Benedetti, terminali offensivi. Indiani rinuncia dunque al 3-5-2. C'entra niente, l'assenza di Placido era che loro giocavano con questi tre attaccanti, uno centrale e due larghi, e abbiamo preferito andare con altri difensori. La cronaca vede al quarto minuto Ferretti per lo Scandicci non sfruttare al meglio l'imprecisione difensiva del suo quasi omonimo Ferrante. La sfera finisce al lato. Un minuto dopo proteste dei fiorentini per questo presunto tocco di mano di Berardi nella propria area di rigore, l'arbitro Francesco De Uzanio di Faenza lascia correre. Il Follonica Gavorano si scuote, guadagna metri e batte pericolosamente un calcio di punizione con Lombardi al 27° minuto. Al 30° sugli sviluppi di un altro calcio di punizione, Ferraresi salito dalla difesa colpisce la traversa al culmine di un'azione convulsa in area di rigore dello Scandicci. Poi al 41° è di nuovo Lombardi a rendersi pericoloso direttamente sul tiro cross. Le due squadre vanno dunque a riposo con le reti ancora bianche. La ripresa fatica a produrre azioni da gol degne di questo nome, nonostante le due squadre giochino a viso aperto per superarsi. Al 72° Grifoni esce per infortunio dopo il contatto duro con un avversario, al suo posto Rosa Gastaldo. Il Follonica Gavorrano, frattanto Apolloni aveva sostituito Lepri. Lo Scandicci già nel primo tempo aveva cambiato con Sacca un De Marco vittima di un risentimento muscolare. All'81° la svolta della partita, Brega si procura un calcio di rigore che lui stesso un minuto dopo trasforma dagli 11 metri, spiazzando il portiere avversario Timperanza. Follonica Gavorrano 1, Scandicci 0. Le emozioni però sono tutt'altro che finite, perché lo Scandicci si mette ad attaccare a testa bassa, trovando all'85° una falla nella difesa dei maremmani in cui si getta Sacca. Il contatto con Wroblewski induce l'arbitro a concedere il calcio di rigore. Ferretti però dagli 11 metri spara alto. Finisce 1-0 per il Follonica Gavorrano.